Ora qua per insegnarti tu. Scarponi nuovi. Ed eccoci qui oggi dal Passo Rolle, condizioni un po' da lupi, visibilità direi molto poca. Finalmente, forse oggi riusciamo a finire il video che avevo iniziato ormai quasi due inverni fa, quando avevo preso gli scarponi nuovi e avevo fatto il loro unboxing, mai pubblicato perché doveva essere accompagnato da una video review, ma mai sciato. L'anno scorso ho preso anche gli sci nuovi, ma le condizioni dell'inverno non ci hanno permesso di fare un video adeguato. Oggi invece, nonostante il meteo non sia dei migliori, negli ultimi due giorni qui al Passo Rolle ha nevicato, quindi forse riusciamo ad andare a fare due currette. Li vedete questi? Questi erano i miei vecchi scarponi da sci alpinismo, o meglio, i miei primi e unici scarponi da sci alpinismo che mi hanno accompagnato negli ultimi anni. Però, come vedete qui, i rivetti si stanno staccando, le scarpette sono un po' la frutta, evito di tirarvele fuori. Questi scarponi avevano un problema, avevano questo tipologia di aggancio qui di Dynafit e nel tempo il buco qui sul gambaletto si è decisamente allargato. Come vedete hanno anche subito alcune modifiche, quindi direi che dopo tutti questi anni è arrivato il momento di cambiarli. È arrivato un nuovo pacco. Ole! Questa non serve. Scarponi nuovi. Come vedete abbiamo cambiato marca questa volta. Ops. Ta-da! Ammetto che l'ultima volta gli scarponi li ho comprati usati, quindi è un po' una novità trovare gli scarponi nella scatola. Scarpone numero 1 e scarpone numero 2. Ta-da! Scarponi nuovi per questa stagione invernale. Ho scelto gli Atomic Blackland Ultimate e sono lo scarpone più leggero della linea Atomic. Sinceramente li ho presi un po' a scatola chiusa perché non ho trovato nessun video su internet a riguardo, nessuna recensione, ne ho trovate molto poche, quindi ecco il motivo per cui nasce anche questo video. Pesano all'incirca 770 grammi, hanno una chiusura leggermente diversa come vedete, quindi c'è questa leva principale, l'escursione del gambaletto è in circa di 80 gradi e hanno una particolarità che dovrò testare. Ogni scarpone diciamo che copre due misure, infatti questo è un 28-28,5, perché da quello che ho capito all'interno dovrebbe esserci una soletta che se si ha il 28 si utilizza e se invece si ha il 28,5 non si utilizza. Come peso più o meno ci siamo, come estetica forse di solito io sono un po' più per le cose neutre, però ogni tanto sto bene anche cambiare. La chiusura, devo dire che questa chiusura mi piace un pochino di più. Adesso non ci resta che testarli e direi che ci vediamo in mezzo alla neve. I miei sci per quest'anno, Salomon MTN Carbon, larghezza centrale 86, è la prima volta che uso uno sci così largo per fare sci alpinismo, vedremo come si comporta ma sicuramente mi darà un sacco di soddisfazioni. Oggi stiamo un po' imbrogliando, abbiamo fatto lo ski pass, un po' di impianti, un po' di pelli, però almeno riusciamo a fare un po' di curve, sperando che la GoPro non ci tradisca con il freddo. Abbiamo fatto un paio di giri sotto agli impianti, però nel giro di due discese erano già macinata. Adesso pelli e andiamo a cercare il divertimento. Bene, lanciamoci e speriamo arrivi fino in fondo. Neue nee. Ravanage sempre presente. Oish, belle ste curve. Wow, wow, wow. Guarda qua. Aspetta, come? Ho per insegnarti tutto, adesso ti stalati. Direi niente male. No! Oh!
Guarda che bello! Oh. No, 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 no! Cazzo di Albert! Cocan! Beh, direi che oggi abbiamo fatto proprio la scelta giusta a prendere gli impianti, e ne è valsa la pena. Peccato per la visibilità che era molto scarsa, però abbiamo potuto riassaggiare un po' le condizioni dell'inverno 2021 dove c'era un sacco di neve. Infatti anche oggi neve fin sopra le ginocchia, è stato fantastico. Beh, direi anche approvati sci e scarponi, quello che faccio io per me sono l'ideale. Poi probabilmente passare dallo sci che usavo prima, che era 64 al centro, a questo che è 86, sicuramente è stato un bello step, poi molto leggeri, mi direi che per me sono perfetti al momento, molto leggeri per la salita, allo stesso modo gli scarponi, e quindi oggi mi sono goduto un sacco, approvati. Beh, non so se quest'anno ci saranno molti altri video di scialpinismo e in queste condizioni, ma ci saranno sicuramente magari qualche altro video recensione, quindi mi raccomando iscrivetevi al canale, ci vediamo nei prossimi video. Zoom. Adesso sì. No, no, deve esserci un taglio. Buongiorno, tagli. E vedete questi via dinamico?